La versione di Oscar. Eccoci tornati alle 16.50. Sentiamo rapidamente un ascoltatore, Alessandro da Siena. Prego Alessandro, come la pensi? Buonasera Oscar. Sì. Io sono esperto di Iran perché ci ho vissuto per 2 anni, dal 2006 al 2008. E dopodiché ci ho lavorato molto da consulente dall'Italia con diversi progetti, ovviamente nell'ambito delle difficoltà. Volevo riallacciarmi a quello che era stato detto all'inizio, cioè del discorso dei diritti umani, delle libertà e tutto. Dobbiamo tenere presente che, pur con tutti i limiti e tutti i problemi che ci sono e che gli iraniani sanno benissimo che ci sono, l'Iran è l'unico paese di tutta la zona medio orientale ad aver fatto una transizione puramente democratica. Cioè, le primavere arabe sono iniziate da lì e sono state represse nel sangue. Tu dici che sono iniziate da lì, dal modello, da un modello teocratico dall'altro, insomma, le premesse dalla Tunisia all'Egitto erano diverse, poi lasciamo perdere che cosa è successo. Io nel sistema teocratico con i guardiani della rivoluzione che controllano tutto, insomma, devo ammettere, cioè, proprio, per la cultura che ho non riesco, poi facile dare giudizi, però insomma, allora scusami, vediamo un secondo, abbiamo con noi Elisabetta Zamparutti che è la tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, che si occupa appunto, come capite dal nome, innanzitutto di la battaglia internazionale contro la pena di morte, cioè le violazioni più clamorose al diritto naturale, alla vita umana, e che è curatrice del rapporto Il volto sorridente dei Mullah. Grazie di essere con noi Elisabetta. Grazie a voi per questa possibilità di esprimerci. Vogliamo ricordare quante pene di morte da che Rouhani nel 2013 è presidente riformista sono state ufficialmente, di cui siamo a conoscenza, sono avvenute in Iran? Vi sono state 2.277 esecuzioni nel periodo che va dal 1 luglio del 2013 al 15 gennaio del 2016 e è una cifra incredibilmente drammatica, ma quello che preoccupa è soprattutto l'escalation a cui abbiamo assistito. Se pensiamo che nel 2015 vi sono state almeno 980 esecuzioni, che sono un 22% in più rispetto alle 800 dell'anno precedente, il 2014, che a loro volta erano aumentate di oltre il 42% rispetto al 2013. Quindi noi abbiamo una presidenza in Iran sotto la quale la pratica della pena di morte è aumentata in maniera vertiginosa, non ci sono segnali di un suo contenimento. Se pensiamo che in queste prime 2 settimane del 2016 sono state impiccate almeno altre 53 persone, tra loro anche minorenni, possiamo dire che l'Iran è l'unico paese al mondo che pratica la pena di morte nei confronti di minorenni, ma poi ci sono tutta una serie di altre terrificanti violazioni dei diritti umani che vanno dalla tortura, l'amputazione degli arti, ancora c'è la pratica di cavare gli occhi, ci sono fustigazioni e molte altre. È stata reintrodotta altre... anche la lapidazione. È stata reintrodotta anche la lapidazione nell'aprile 2013, e pur non avendo registrato casi di lapidazione. Ma insomma il quadro che emerge è questo ed è costantemente oggetto anche di condanne da parte della comunità internazionale, che non manca, in particolare all'Assemblea Generale dell'ONU, di porre in evidenza quello che è davvero di una gravità inaudita e su cui non si può, tra virgolette, di cui non si può tra virgolette fare l'economia. Sono molto d'accordo con questa impostazione, anche perché ripeto, mentre la posizione ufficiale dell'Iran è che loro condannano la pena di morte per i reati di droga, omicidio e così via, in realtà condannano a morte anche per blasfemia, per apostasia dell'Islam. Abbiamo notizie di scienziati che per via delle loro prese di posizione religiose sono passibili di questa pena. Ci sono anche pene di morte per terrorismo, ma di quello che sappiamo vengono comminate per che cosa in Iran? La pena di morte è praticata in maniera massiccia per quanto riguarda la droga.
E peraltro in uno delle pochi commenti che Rouhani ha fatto pubblicamente sull'uso della pena di morte lo ha rivendicato come insomma un favore che lui sta facendo all'Europa, quello di giustiziare in maniera massiccia, sono state 632 l'anno scorso le esecuzioni per droga, perché in questa maniera dice proteggo il vostro continente dal fenomeno del traffico della droga, poi per omicidio, per stupro e vanno anche ricordati reati di natura politica e anche reati di natura non violenta e allora, tra queste anche per motivi adulterio, blasfemia religiosi. Allora, detto questo, io ringrazio Elisabetta Zamparutti, mi auguro che le autorità italiane trovino il modo di dire come la pensiamo su queste cose. Continuate su Radio 24, intanto appuntamento alle 8:15 di mattina insieme a Alessandro Milan con Attenti a noi due.